Ciao e benvenuto su Ghira, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi vi faccio vedere l'ultimo arrivato dalla mia collezione frutto di uno scambio. Ebbene sì, questo orologio l'ho scambiato con un orologio della mia collezione, un Gleason Combat Sub PVD che avevo acquistato e ho trovato un accordo con questo ragazzo ed eccolo qui in collezione. Era un orologio di un marchio che desideravo da tempo, volevo provarlo e ci sono riuscito e adesso ve lo faccio vedere. Come sempre, prima di iniziare vi chiedo supporto con un like, iscrivendovi al canale per non perdere nessuna novità. Allora. Non voglio dirvi di che marca si tratta, però iniziamo a dare qualche suggerimento. È stato uno dei primi brand di cui ho parlato qui sul canale, penso di essere stato tra i primi a parlarne in generale su YouTube Italia ed ecco finalmente comprando, ho fatto un po' di casino, un po' di sporcizia, diamo una pulita prima di farvi vedere di che si tratta e siete pronti? Ta-da! Eco Neutra, ho acquistato questo Eco Neutra, come vi dicevo, scambiato più che acquistato e adesso ve lo faccio vedere per la prima volta. Poi sul canale vi ho parlato della loro versione crono, del loro crono venduto in campagna a meno di 1000 euro, essendo un crono svizzero, eccetera. Sicuramente era un prodotto consigliato. Allora, vediamo la scatola, molto bella, cartone, però come vedete, copertura, insomma, molto elegante, allo stesso tempo minimal, un po' come il brand, lo trovo un brand minimal, elegante, con questi cenni alla montagna che, come dire, mi piacciono molto. Vediamo, bottone per aprire, bella questa scatola. Adesso, ta-da. Allora, poi vi racconterò un po' di cose, non tanto sul brand di cui vi ho già parlato, magari se mi ricordo vi metto il link qui in alto, ma beh, per chi non sapesse è un micro brand italiano fondato da due ragazzi. Io spesso sento Nicola, ogni tanto mi sento con Nicola, che saluto, sicuramente poi guarderà questo video. Allora, rimettiamo qua, guardate i dettagli tra l'altro, allora, non siamo di fronte a pelle, ma guardate ancora Eco Neutra qui, cortina, quindi la garanzia col numero seriale ed eccoci qua, grazie per aver acquistato, cortina 1956, lascio a voi decidere e pensare che cosa sarà, decidete, pensate crono o solo tempo. Qua c'è un po' di storia, bello, sempre bello. Allora, vi devo fare una precisazione. La referenza che vedrete non ha più in realtà il cinturino che vi sto per far vedere perché hanno deciso poi di cambiarlo e sostituirlo con il SICALT che vedrete dopo. Però, insomma, visto che comunque il ragazzo l'ha acquistato così direttamente da loro, io al momento lo provo. E sappiate che però non è in questa conformazione che voi lo trovate. Ta-da! Così come mi aveva detto il ragazzo da cui l'ho scambiato, Tommaso, non ho problemi a dire il suo nome per questioni di privacy, poi non dirò il resto. Cinturini SICALT, uno blu, uno nero e un'altra fibbia, insomma tre cinturini. Ripeto, altrimenti dovevano essere solo due cinturini, è un'eccezione questo caso, quindi questa parte dell'orologio, qualora lo acquistaste, non è da considerare. C'è anche, e vediamo se riesco a prenderlo con i guanti, sempre difficile fare le cose con i guanti, motivo per cui poi dopo li tolgo, ma rischio di lasciare le manate.
Ecco qua lo strumento per rimuovere i pin, molto molto bello. Lo userò sulla station che ho fatto realizzare, cioè in realtà che mi ha regalato mia moglie, dove posso cambiare i cinturini. Spare Parts Component. È molto molto bello. La scatola la trovo estremamente curata nei dettagli. Ora guardiamo un po' l'orologio, togliamo le pellicole. È sempre bello, anche se appunto è usato, le condizioni sono pazzesche, sono proprio da orologio nuovo. Che bel blu, con questo colore che sembra già un po' invecchiato, lo trovo davvero molto bello. Bello, 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 bello. Anche più di quanto credessi. Mi piace molto l'inserto ghiera. Lo trovo estremamente, estremamente bello, con un blu che ha dei riflessi belli. Sto cercando di prendere momenti di sole in cui si possa un po' valorizzare il tutto. Vedete? Il simbolo della montagna anche sulla corona. Facciamo la prova al polso, cosa dite? 1956, visto Swiss Made, bello. Molto molto bello. Ciao, facciamo subito una bella prova al polso. Ta-da! Direi perfetto. Magari per la prova al polso tolgo i guanti. Bello, proprio un bel blu, mi piace. Mi piace, volevo un loro orologio e ora ce l'ho in collezione. Grazie Tommaso per aver accettato questo scambio. È già iniziato a partire, come vedete. Monta l'STP 111, che tra l'altro non avevo in collezione, per quanto rientri un po' nella famiglia ETA 28242, come un'ulteriore evoluzione, diciamo così, del movimento del calibro, di cui vi ho già parlato quando ho parlato dello Zodiac, quindi su quel calibro ho già fatto un po' di considerazioni, però non l'avevo in collezione. È sicuramente un calibro in tri-level svizzero, però insomma un qualcosina in più. Anse allungate molto belle che accompagnano l'orologio. Bello, che dire, bello, bello, belli dettagli, bello il packaging, tutto molto curato. L'avevo già visto in altre occasioni, però insomma sono contento adesso che ce l'ho anche io in collezione. Vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo unboxing. Vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me: Facebook, Instagram, Telegram e gruppo Facebook con le offerte sugli orologi che trovo online. Io vi saluto, vi aspetto qui quando volete per un nuovo video sull'orologeria. Ciao!